Mario Anzi, il promotore di Tutti Uniti per il Friuli, insomma, in questi giorni ad esempio Manzano e San Giovanni stanno proponendo una sorta di unione, anzi di fusione, ma con queste UTI che stanno scalpitando alle spalle, che praticamente annientano in un certo senso l'autonomia del Friuli. Oggi come oggi, che senso ha fare una fusione? Ma questa è una bella domanda, anche perché queste UTI, che sono delle mini province, una trovata, una brutta trovata che la regione ha avuto per spendere più soldi, perché costeranno molto di più e forniranno servizi peggiori, e come giustamente dicevi, per di più anche distruggere l'unità del Friuli. Ecco, questa brutta trovata in effetti tra l'altro svuota completamente i comuni, e quindi c'è da chiedersi se ha ancora senso fare una fusione, e noi che la fusione l'abbiamo fatta per primi tra Rivignano e Teur, allora avevamo avuto anche il plauso del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, della Camera e di tanti altri. Ricordiamo Re Giorgio. Sì, a suo tempo il Presidente della Repubblica era ancora Giorgio Napolitano e scrisse una lettera di plauso al comune di Rivignano e di Teur che si fondevano in un unico comune. Ora però c'è da chiedersi che senso ha cercare di creare un assetto istituzionale più snello, efficace, che fornisca servizi a costi minori, quando poi la regione crea queste 18 mini province e quindi sperpera un mare di denaro, soldi nostri, tra l'altro soldi vostri, di tutti i cittadini, e tra l'altro peggiorando i servizi. Quindi insomma un'amara constatazione di come in Italia, in questo caso in Friuli Venezia Giulia, le cose si facciano male e si eliminano i vantaggi di chi invece aveva provato a fare delle cose buone. Forse magari qualcuno pensa più alle poltrone romane, viene da dire. Ma può essere, in effetti questa creazione di 18 nuove mini province, accanto alle 4 province storiche che comunque restano perché non sono state abolite, è una vera e propria moltiplicazione dei pani e dei posti, quindi una moltiplicazione delle poltrone che evidentemente a qualcuno faranno comodo.